fermi lungo il tracciato. Grande confusione a San Devo. Adesso vediamo se ho visto bene la vettura gialla di Nasra. No, qua c'è Johnny Cecotto che inizia. E in qua, eccolo qua. Nasra per decollare. Non avevo percepito questo tentativo di decollo perché là dietro, nella parte in sinnesca, il testacoda di Cecotto. Eccolo là, la Nasra che salta letteralmente sulla vettura di Guerin. E quindi vanno poi a toccarsi. Guerin e Cecotto. Grandissimo pericolo per Nasra. Eccolo qua. Ma anche per Guerin. Dalla camera di Valsecchi. Vediamo cosa succede. C'è Cecotto che si sposta verso destra e lui viene toccato proprio da Cecotto. Ha cercato di sfilare il pilota venezuelano, ma abbiamo visto che ha lasciato anche le mani perché il volante è entrato in una risonanza pericolosissima. La disperazione degli uomini Trident, però per fortuna non ci sono state conseguenze per i piloti. Grande rischio per Guerin, il giovane al suo secondo appuntamento in GP2, il suo connazionale Nasr ha rischiato di decollare sul retrotreno della Ocean di Guerin. E vedete poi l'altra vettura, la Barua di Cecotto, vincitore di gara 1. Quindi allora facciamo il punto, anche Serenelli è fermo con Richelmi, Valsecchi, Cecotto, Coletti, Dilman, Guerin, Nasr, Teixeira e Onidi. Quindi abbiamo 10 piloti fermi con Palmer, Calado, Chilton, Van der Garde, Eriksson, Gonzales, Bertone e Razzia nell'ordine dietro la safety car. Quindi 16 vetture solamente in gara, non danneggiate dopo l'incidente del primo giro. L'incidente avrebbe anche potuto portare allo stop della gara, però il direttore di gara ha deciso di far continuare, diciamo così, dietro la safety car proprio per evitare una seconda partenza e un secondo problema, visto anche l'efficienza dei commissari di percorso qua a Monte Carlo, che stanno lavorando per appunto mettere in sicurezza quell'area e togliere tutti i detriti soprattutto che ci sono sull'asfalto. Quindi, evitando di fare una seconda partenza, un secondo rischio, ha preferito comunque lasciare i piloti dietro la safety car, che rallentano notevolmente in questo tratto perché è proprio la salita del Massenet che porta alla curva del Casinò. Noi purtroppo siamo stati facili profeti, perché questa lunga pratica del posizionamento delle vetture più lenta che in altre occasioni sicuramente ha portato a dei problemi al via per Valsecchi, per Arianto, mentre davanti c'è stato l'incidente con Calado che ha forzato troppo cercando il sorpasso all'esterno del poleman Richelmi, che sono entrati in contatto. Sì, Richelmi che peraltro, se rivedremo anche la partenza, c'è un sobbalzo poco prima dello spegnimento dei semafori, quindi ha messo la prima molto in ritardo con Valsecchi che ancora parte lento. Qui vediamo, arrivano a tre con Palmer davanti, Richelmi che non poteva capire che Calado era alla sua sinistra perché non lo vedeva, però è stato toccato da Calado. Qui vediamo che rimane leggermente più largo per impostare bene la traiettoria. Oltretutto Calado, abbiamo visto, è arrivato a rotte bloccate, quindi probabilmente era anche un po', diciamo, ha allungato un po' troppo la frenata e ha colpito Richelmi. Qui invece vediamo la partenza peggior situazione che si può creare, con la macchina che non si muove o si muove poco. Intanto già la lettura anteriore della vettura di Davide era stato danneggiato lì a San Devot, e poi da questo onboard camera vedremo Johnny Cecotto, eccolo là che va in testa coda, lui cerca di passare adesso la risonanza del volante, lui cerca di andare a prenderlo ma poi giustamente aspetta perché si avrebbe avuto dei seri problemi. Quindi fuori gioco il leader della classifica Valsecchi, Razzia al momento è ottavo, Razzia che insegue Valsecchi, mentre in terza posizione in classifica c'è Calado che al momento è secondo. Abbiamo rivisto questo groviglio. Non sono riuscito a percepire se Johnny Cecotto è stato in realtà tamponato, perché andare in testa coda lì è nel